Buongiorno e benvenuti al MOOC. Io sono Paola Poli, l'archeologa che ha progettato e curato la mostra che oggi vi voglio presentare. Si chiama Morire nell'antichità, archeologia della morte e rituali funerari nelle gravi in Italia. Questo è il primo di 5 appuntamenti che serviranno per illustrare i pezzi più significativi presenti nell'esposizione. Ma oggi voglio parlarvi delle ragioni che ci hanno spinto a realizzare la stessa mostra. L'idea è nata dalla conoscenza del nostro territorio, che è ricchissimo di rinvenimenti archeologici, in particolare di necropoli. Sono emerse infatti a partire dalla fine dell'Ottocento quasi 400 tombe, distribuite in quattro nuclei distinti. Il primo ad essere rinvenuto è quello della necropoli delle Caselle, all'interno della tenuta dei Conti Gozzadini. È stata riaperta alla fine degli anni Ottanta durante i lavori per l'apertura del casello autostradale. Complessivamente sono emerse prima 193 tombe e poi altre 37. In ordine di tempo, la seconda necropoli a essere stata rinvenuta è quella delle scuole medie, nel centro abitato di Castenaso, aperta negli anni 70 e riaperta successivamente nel 2014 durante gli scavi della Chiesa Nuova. A seguire la necropoli di Cadell'Orbo nella zona industriale e da ultima la necropoli di Marano, un piccolo nucleo che funge anche da esposizione permanente all'interno del nostro museo. I numerosi rinvenimenti di necropoli ci hanno spinto a fare una riflessione sui rituali funerari, in particolare sull'inumazione e sull'incinerazione. Inumazione è un termine che deriva dal tardo latino e che vuol dire in humus, cioè seppellire il defunto direttamente nel terreno o all'interno di strutture sepolcrali. L'incinerazione invece prevede la cremazione del corpo del defunto e la raccolta delle ossa combuste all'interno di vasi cinerari che cambiano in evoluzione cronologica. L'aspetto cronologico è quello che dobbiamo sottolineare oggi. Infatti la mostra tratta di un periodo che va dall'Eneolitico fino alla tarda età romana. In particolare si comincia con l'età del rame, che caratterizza il terzo millennio avanti Cristo. Si passa poi all'età del bronzo nel secondo millennio avanti Cristo, caratterizzato nel nostro territorio, cioè in Italia settentrionale, dalla cultura terramaricola. Si passa poi alla prima e alla seconda età del ferro, per concludere con l'età romana. I Romani sono arrivati nel nostro territorio, nella Regia VIII, a partire dal III secolo a.C. e sono rimasti fino al VI d.C.